Allora, ci ho passato un attimino di tempo per studiare bene il come migliorare bene una persona ed è un processo talmente lungo e dispendioso in tutti i termini, sia di soldi sia di punti persone, questi qua che abbiamo qua 400.000 che sembrano tanti, ma in realtà non lo sono. È un processo veramente talmente lungo che non vale la pena essere fatto su persone che non hai intenzione di tenerti o persone che non hanno buone difese. Cosa intendo? Questo qua, per esempio, c'ha tre debolezze, due nulle e due resistenze. Ok, due nulle e due resistenze sono buoni, ma tre debolezze sono troppe. Uno buono invece è Berit, perché annulla gli attacchi da sparo, resiste al fuoco ed è debole solo al ghiaccio. Ok, questo non è male in realtà, ma creare un Berit che arrivi ad avere tutte le statistiche, queste qui, tutte quante al 99, è un processo talmente lungo, santo cielo, che veramente non c'ho voglia di starci dietro adesso. Perché non abbiamo un granché di persone così ottime. Per esempio, anche Mithras. Resistenza, assorbimento, assorbimento, tre debolezze. Una merda. Ameno Uzume, ti dirò che in realtà non è male. O ad esempio, uno buono sicuramente è questo qui. E cacca che tonto e torchi, questo qui. Che è debole solo alla luce, mica male, mica male. Perché da quello che ho visto non mi sembra ci siano molti nemici che utilizzano gli attacchi di luce. Persino l'unicorno, che sembra una cazzata, ma annulla ghiaccio e luce, e già sono due resistenze, resiste allo psichico ed è debole solo al maledetto. Capiamoci. In questo gioco non ci sono persone. Cioè, tutte le persone hanno almeno una debolezza, almeno. O comunque non hanno. Ecco, tipo questo. In Royale io me lo ricordo, questo era debole solo al nucleare. E guarda adesso com'è una merda. Vabbè, non perdiamoci oltre e usciamo. Non perdiamoci oltre perché se no sto lì ancora altri 5 minuti a parlare. Dopo aver riposato per bene, ci siamo riuniti ancora. Zenkichi, stai già meglio? Puoi scommetterci, gli agenti della pubblica sicurezza non restano a terra per molto. Per voi sarò anche un onetto, ma con un po' di riposo può fare molto per me. A ogni modo, mi servirà tutto l'aiuto dell'Adri Fantasma. Quindi, per favore, aiutatemi a salvare Akane. Certo. Oh. E questo è il nostro rifugio. E ovviamente non possiamo andare da nessuna parte finché non salviamo Akane. Vediamo cos'è il negozio per noi. Giustamente abbiamo Zenkichi che ha una nuova arma da dare. E beh, questo fa 150 e costa 13.000. Va bene, vediamo gli altri. Anche gli altri hanno già tutto quello che gli serve. Ok, Zenkichi, allora rimani solo tu da potenziare. A tutti quanti ho dato come protezione degli accessori gli oggetti che ti proteggono ovviamente dalla tua debolezza. Zenkichi, a cosa è debole? Zenkichi non è debole a un cazzo di nulla. Puttana Eva, l'apostolo, eh. Mamma mia, ma perché non c'eri già in Royal tu? E comunque è palese che la persona di Zenkichi sia una persona atta all'attacco fisico, ma sicuramente gli attacchi divini non glieli tolgo. Mamma mia. E quindi rimaniamo alla domanda: che equipaggiamento gli diamo a Zenkichi? Vediamo che cosa abbiamo. Beh, aumentare il critico sicuramente sarebbe una buona scelta. Vediamo cos'altro abbiamo. Nient'altro. Perfetto, il critico a me va benissimo. Vendiamo tutta la roba inutile e direi, visto che già ci siamo, prima di partire, cuciniamo qualcosa, visto che c'è Zenkichi. Il curry di Kyoto, beh, siamo qui, facciamolo. Livello 2, va bene, grazie. Faccio del caffè allora, dai. Ehi, quello è il caffè speciale del capo. Oh, ma che profumino! All'improvviso il nostro ritrovo si è trasformato nel LeBlanc. Crea un'atmosfera così calda e accogliente. Il LeBlanc avrà sempre un posto speciale nel mio cuore. Il mio caffè ha avuto successo, finirò il resto più tardi. Va bene, grazie.
Ed è ora di entrare nella prigione. Anzi, prima vediamo un attimo le richieste, giusto per sicurezza. L'avanza con unicorno. Ok, va bene. Sconfiggi 8 nemici con un solo speciale. Ok, questa posso farla visto che non c'è una destinazione. E spazzino parte 4. Consegna strano disco, ne ho solo 5 su 12. Infiltriamoci nella prigione. Yes. Andiamo Zenkichi, vieni con noi oggi. Oh, e Zenkichi è Zenkichi. Zenkichi, ci tocca usarlo. Ci tocca usarlo per aumentare le sue abilità. Che tra l'altro, prima di infiltrarci effettivamente, fammi un attimo vedere le sue combinazioni. Azioni di Wolf, dettagli. Quadrato, 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 attiva, disattiva, furore. Quadrato, triangolo, tieni premuto per estendere, metti un'onda d'urto, tieni premuto triangolo per aumentare la potenza. Quadrato, quadrato, triangolo, schianto verso il basso. Quadrato, 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 ok, da 1 a 3 quadrati. Però qua cambia. Qua cambia, i primi due sono tenere premuto, il terzo è continuare a schiacciare. Ok, me lo devo ricordare. Via, 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 facciamo quindi Zenkichi, Morgana e Han, perché devono salire di livello. Per quanto mi dispiace lasciare giù Yusuke, ovviamente. E da qui non si esce finché non abbiamo trovato il modo di arrivare al tesoro. Che bello Zenkichi, porca troia. Guardalo, guardalo. Si è già ambientato Zenkichi. Dai. Guarda quanto è Bloodborne. Bloodborne con un pizzico pizzico di Final Fantasy VII. Sì, devi usare il nome in codice. Mi spiace. Ed è il momento di provarti. Vediamo. Wow, è veramente bello. Uno. Una delle sue abilità sicuramente. Rettifico, aggiungo anche Bleach. Una delle sue abilità che apprenderà sicuramente sarà la riduzione del tempo e un aumento del terzo stato delle abilità di carica come quelle di Ryuji. Ok, questo è la seconda abilità con quadrato quadrato triangolo. Vediamo, 1, 2, 3. Va bene, va bene, ci sto. Ti dirò che non mi dispiace Zenkichi, non mi dispiace per nulla. Oh, ma guarda, ci sono già dei nemici? Sai che novità? Mamma mia. C'è da dire che Zenkichi sicuramente non la lascia proprio a dire a nessuno, eh. Cioè, guardalo. Mi piace veramente come hanno creato un personaggio con uno spadone. E ti dirò, cioè, uno spadone ci fosse stato. Ci fosse stato. Scusate, mi ero concentrato perché ho visto che. Porca troia. Le abilità di sparo hanno risucchio vitale. Ma cosa ne parli? Cosa ne parliamo a fare? Ma siamo seri? Oh, un checkpoint. Queste sono volpi? Il percorso continua oltre quelle porte, ma con quell'affare a bloccare la strada non possiamo passare. Dovremmo trovare una strada alternativa. Allora ci conviene cercare un'altra strada. Gambe in spalla, gente. Si è ambientato benissimo Zenkichi, eh. Mentre di qua dove finiamo? Finiamo a un altro checkpoint. Vabbè, già che ci siamo andiamo a vedere, no? Cos'è? Ma cosa? Dove siamo? Qui non è da dove siamo venuti, giusto? Ah, allora passando attraverso una di quelle cose roteanti si finisce in un altro punto della prigione.
E così non possiamo più nemmeno spostarci a piedi dove ci pare. Comunque non ci resta altra scelta che stare a vedere dove ci conducono le nostre gambe. Già, scopriamo fin dove ci possiamo portare. Dove ci possono portare. Dove sono? Ah, da tutt'altra parte. Ma scusa, ho anche oltrepassato il punto allora. Ok, quindi devo tornare di qua, perfetto. Mamma mia, veramente la furia di Zenkichi spezza la guardia, ma che è una bellezza incredibile. Un forziere, livello 2, va bene. Oh, fantastico, aspetta, dove sono? Sono... continua a tornare indietro, santo cielo. Altro che questo livello 2? No, livello 1. Sciabola del capo. Morgana, nuovo equipaggiamento. 8 in più, va bene. Niente eccezionale, ma sempre ben accetto. Continuando a muovermi, prima o poi ci arrivo dalla parte dove devo arrivare, no? Eccoci qua, proseguiamo. Sembrano esserci degli intrusi. In che stato è quella statua della volpe? Non temere, a meno che non trovino il santuario del padre volpe, non andranno da nessuna parte. Ah, giusto, il santuario del padre volpe è nascosto tra i meandri del complesso, non lo troveranno mai. Già, forza, torniamo alla pattuglia. A quanto pare dobbiamo fare qualcosa al santuario del padre volpe, forse è il caso di andare a vedere. Però non sappiamo dove si trova il santuario del padre volpe. È per questo che stiamo indagando, Marmocchi. È la prima cosa da fare quando si è in cerca di informazioni. Zenkichi è diventato un po' più confidente con noi, ci chiama Marmocchi ora. Più che indagine, mi pare stessimo rugliando, ma vabbè, è comunque roba da ladri. A ogni modo, perlustiamo l'aria e teniamo le orecchie ben aperte, potremmo sentire qualcos'altro. Giustamente. La prima imboscata, con addirittura le gambe sulla spalla, mamma mia. Quella, questo lo voglio. Questo lo voglio assolutamente in squadra. Bellissimo. Sono abbastanza sicuro che ci sia un portale. Ok. Dobbiamo arrivare da qualche portale che ci porti oltre questo, perché sono abbastanza sicuro che lì ci sia un forziere. Ne sono sicuro. Ehi, chi ti ha dato il permesso di oziare? Muovi le chiappe e vai al santuario del padre volpe. Ehi, puoi ricordarmi dove si trova? Quante volte te lo devo dire? Il santuario del padre volpe è all'estremo nord-est del complesso. Devo farmela a piedi fino a lì e va bene. Il santuario del padre volpe è all'angolo più nord-est del complesso. Però, seguendo la mappa, finiremo soltanto per farci teletrasportare di qua e di là. Forse c'è un indizio per risolvere l'enigma. Osservando con attenzione sono certo che lo troveremo. Forse dobbiamo seguire la strada dove c'è la volpe? Non lo so, può essere. Può essere una soluzione? Forse sì. Dove sono? Sì, siamo già andati oltre. Fantastico. Siamo andati oltre tutti i punti che abbiamo superato prima. Come non detto. No, ce l'abbiamo fatta. Ehi, mi sembra di aver sentito miagolare da quella palla di pelo. Andiamo a prenderla? Non se ne parla, non mi voglio cacciare nei guai per aver abbandonato la mia postazione. A proposito, perché stiamo seguendo un gatto? Perché l'antico signore è andato fuori di testa, dice che è un gatto, gli ha dato parecchi guai. Ma come avrebbe fatto un gatto ad arrivarci? È impossibile raggiungere l'antico signore da qui. Beh, a differenza nostra, un gatto può andare un po' dove gli pare. Comunque sia, pare che quel gatto abbia preso alla sprovvista l'antico signore e che l'abbia aggredito. Wow, sono davvero estere gatto. Wow, ho fatto la battuta. Estere gatto, Mona, tu sai di cosa parlano? Non chiederla a me, non sono mica un gatto. Avanti, procediamo. Non avevi accettato la tua natura gattesca? Scusami, sento miagolare. Miau, miau. Non posso passare di qua, ok. Ovviamente, altro teletrasporto. Allora, fammi vedere. Dove sono? Ok, piano piano stiamo procedendo, ma continuiamo a fare veramente indietro tra un portale e l'altro. Grazie. Vediamo di qua invece dove arriviamo, giusto per curiosità. Siamo tornati all'inizio? Eh sì, siamo tornati all'inizio. Oh, fuck. Meno male che c'è il checkpoint. Va bene, Ombra, sono qui per combattere. A parte che era rimasta ferma.
Era completamente rimasta ferma. Comunque, a cosa sei debole? Al vento, al nucleare. Aumenta la chance di critico. Va bene. No, anzi, facciamo Megiddo. Porca troia. Curami. Bravissimo Zenkichi. No, disattivalo che sei un po' a corto. Perfetto, ucciso. Beh, è stato facile. Mi aspettavo molto di peggio, sinceramente. Okunoshibi, yes. Tu sei pericoloso, ma sono abbastanza sicuro che aumentandoti le abilità, più vai avanti, più sarà bassa la quantità di vita che ti viene risucchiata. Oh, sembra un vicolo cieco. Aspettate, quella statua della volpe non vi ricorda qualcosa? È molto simile a quella delle due volpi che ci bloccano la strada. Più nello specifico, è una delle due. Allora deve esserci qualcosa sotto, diamo un'occhiata. Oh, hai fiutato qualcosa con i tuoi sensi da Segugio? Non sono affatto un Segugio, sono un agente della pubblica sicurezza. Quelle moto però sono iper sospette. Andiamo a vedere. Sicuramente adesso appare qualcosa. Un Segugio. Oh, è un gattone. Attenzione, gente, ombra in arrivo. E sei debole solo al vento. Stupido gattone. Minchia! Oh, io! Oh, fantastico! Quando furore attivo tutti gli attacchi mutano in affinità divina! Allora, fermo. Mi serve curarmi. Ma, ah, grazie, Ann. Vabbè, dai, però. Un gatto che uccide un altro gatto. A me va benissimo. Però dobbiamo continuare. Dobbiamo continuare a usare Zenkichi. Allora, vediamo. Difesa, attacco, rimuove i bonus alle statistiche. Tieni. Ok, uccidiamo un po' di alleati. Grandissima Futaba. Aspettiamo che rievochi anche un po' di nemici prima di... Minchia. Prima di usare l'attacco speciale, visto che abbiamo la richiesta di uccidere 8 nemici con un solo speciale. Madonna, bravo Maljan.
Morgana, l'hai mancatissimo. Mi dispiace dirtelo. Oh, aspetta. Venite qua. 8 nemici con un colpo solo. Wow. Complimenti. Complimenti, veramente. Complimenti Zenkichi. Scusatemi il silenzio, ma sono veramente concentrato a imparare ad usare bene Wolf, perché mi sta piacendo com'è potente, veramente. Matarunda riduce temporaneamente l'attacco dei nemici in un'ampia area, perfetto. Il luccichio dell'occhio della volpe. No, non io, la statua. Sono incazzata. In effetti sembrano luccicare, chissà perché. Non so cosa sia stato, ma in questa statua è cambiato qualcosa. Forse vale lo stesso anche per l'altra. Cacchio, nonnetto, allora sei veramente Segugio. Dovresti fare il poliziotto in uno di quei telefilm. Sono già un poliziotto nella vita reale, geniaccio. Comunque sia, facciamo dietro fronte. Forse è il caso di tornare alle statue. Certo.